Why am I so afraid just to say a hello? Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Io sono tornata finalmente parlante con un background, con questo bellissimo coso che è enorme, c'ha le spalle che... Benvenuta a me dopo mille anni, perché ho avuto dei problemi con i social in generale che adesso vi racconterò. Ho già messo gli eye patch, mi truccherò con voi, parlerò a ruota mentre mi preparo, quindi non è niente di pensato come al solito. E io inizio a farmi le sopracciglia perché raga, qua c'è una situazione veramente bruttissima, delle cose che non voglio più vedere. E a proposito di sopracciglia, mi sono arrivati i prodotti di Mulac, cioè mi è arrivato il nuovissimo Brow CEO, cartolina colorata super pop, e questa è una cera fissante liquida per sopracciglia. Insieme al Brow CEO mi hanno inviato di nuovo, perché l'avevo finita, la Eyebrow. Ho richiesto la Universal Deep Brown perché il colore è quello che si avvicina di più al pelo delle mie sopracciglia, e la Eyebrow Pomade nella colorazione 03 Perfect Brown, che ho sempre utilizzato, mi sono sempre trovata stra bene questo puttino qua. Per tutti coloro che si fossero persi le novità sugli altri social, non so se avete visto che sono un poco sparita. E il motivo è il solito che mi rincorre quando succedono queste dinamiche per la quale io abbandono poi i social. Diciamo che la vostra amica Gloria non è ben amata dalla tecnologia, perché la tecnologia è un po' arrabbiata con me. Oh mio Dio, com'è filante! Wow! È super filante. Vado ad applicare questa crema leggermente colorata e illuminante di Pixi, che è rosata, perfetta per andare a dare luminosità e compattezza alla mia pelle. Quindi che cosa è successo? Sopracciglia a parte, dopo ci pensiamo. Che cosa è successo? È successo di tutto. È da un mese che praticamente YouTube, con le nuove normative, bla bla bla, intanto utilizzo il Dorian Concealer, ha richiesto a tutti i creator di compilare su AdSense un documento dove appunto si attesta e si conferma di essere i proprietari del canale che si sta monetizzando, e quindi dichiarare anche la cittadinanza e bla bla bla, tutte queste cose burocratiche super simpi. Vabbè, fin qui tutto bene, no? Il problema è che io AdSense non l'ho mai toccato, perché ho sempre avuto i network che mi facevano da tramite, dato che ho sempre avuto dei network dietro. Non sono mai stata collegata direttamente a YouTube, cioè le mie entrate da YouTube sono sempre passate attraverso un network, per intenderci, quindi non ho mai fatto queste cose, no? In sintesi, ho fatto l'accesso su AdSense e l'account era bloccato, quindi non mi riconosceva come proprietaria del canale. Così c'è stato un invio e un inoltro di mail tra me, il mio network e Google. È stato un delirio. All'inizio mandavo mail con il mio network, poi ho aperto una conversazione direttamente con Google, la mitica Carolina, ciao Carolina, che è stata super gentile tra l'altro, e grazie a lei poi ho unito network e Google, hanno parlato e hanno trovato il problema. Il problema era che c'era un bug nel mio canale, ovviamente. Perché vuoi che Gloria non abbia dei bug? A Bugs Life. Quindi è stato un po' un casino, sono rimasta ferma, e in tutto ciò poi è successo di tutto, perché come sappiamo tutti non sono stati periodi facili questi ultimi giorni, per le ultime vicende insomma, che mi hanno veramente lasciata un vuoto dentro che non vi dico. E ho letto anche i vostri commenti su Instagram, ho visto che parecchi di voi non se la stanno passando bene in questo periodo, ma da 2 anni a questa parte, soprattutto in questo periodo, le cose sono peggiorate, e anche per la nostra sanità mentale questa cosa non mi fa stare meglio. A me non fa stare bene sentire che il resto della popolazione non se la vive bene, che il resto del mondo non se la vive bene. Insomma, ce n'è sempre una, non c'è mai un momento di pace, e in ogni parte del mondo ogni volta succede qualcosa, e quest'ultimo periodo mi ha stressato parecchio, mi sta stressando parecchio. Comunque vado ad applicare il Easy Drop di Fenty con questo mega pennellone di Makeup Revolution che io adoro. Stavo utilizzando fondotinta leggermente più simili al mio incarnato, ma sempre con un sottotono troppo giallo, e ogni volta che mi truccavo uscivo, avevo questo colore che si era ossidato e non mi piaceva, quindi ho detto sai che c'è, utilizzo l'Easy Drop numero 1, così sappiamo tutti che è bianco muro, ma che matcha perfettamente col mio collo. Insomma, diciamo che ultimamente il mio corpo sta un po' rigettando lo stress in questo modo. Come vedete sono abbastanza piena di brufoli, macchie rosse, e sottornati. Quindi oltre allo stress di questo periodo, io poi sto anche cercando di fare tanta skincare la sera, perché la sera e la mattina, ma la sera soprattutto cerco di rilassarmi con delle maschere. Avevo anche preso un bel ritmo, ogni sera facevo una maschera diversa, sempre idratante, poco aggressiva, per non andare a stressare troppo la pelle. E però comunque avevo perso anche questa routine proprio per le ultime vicende. È capitato un po' di tutto onestamente, e forse adesso, se dovessi raccontarvi anche di preciso che cosa mi è capitato,
Mi ricordo, cioè non saprei da dove iniziare perché una dopo l'altra, un po' più zen perché sono talmente piena, da tanto sono piena, veramente da tantissimo tempo che sono piena. Sto cercando di prenderla più zen perché non posso fare più di tanto, cioè quando sei proprio impotente, capisci di essere impotente, che puoi fare? Niente, accetti e vai avanti. Faccio un po' di contouring leggero con il, mi dimentico sempre come si chiama questo qua, il Matchsticks, che è molto freddo, perfetto. Va a creare proprio questa ombreggiatura naturelle. Ultimamente non reggo più i social, cioè ve lo dico proprio. Faccio molta fatica a reggere i social per come sono diventati. Questa cosa però l'ho notata anche su altri account, non so, poi ditemi voi. Frustrazione repressa un po' in generale. Come fanno gli altri a fingere di stare bene, a fregarsene così tanto? Io ci provo, perché poi veramente sono bravissima a far finta di niente, a tenermi tutto dentro. Quando poi arrivo lì, si vede, cioè quando arrivo al limite, si vede subito. Per fortuna dedicarmi alle mie cose in modo naturale, senza forzarmi, ma farmi venire proprio la voglia di fare determinate cose mi ha aiutato a non stressarmi ulteriormente nel fare qualcosa. Non so se hai capito il discorso. Questo dovermi spronare quasi a ramanzina non mi faceva bene. Cioè, dentro di me io stavo molto male perché non perdi, secondo me, anche il valore delle cose che fai in questo modo. E io non lo voglio perdere perché a me piace essere spontanea e naturale. Non voglio che fuoriesca una gloria forzata, finta, no? Ed è per questo che, secondo me, tendo spesso a mancare, tendo spesso a sparire. Le emozioni influiscono tanto su di me, sul mio carattere, quindi è difficile per me mantenere un equilibrio, soprattutto quando questi periodi non aiutano. Vado a mettere anche un po' di Benetint sulle labbra perché. Cos'è successo? Cos'è successo? Ti sei sporcata? Il Benetint è diventato il mio amico, veramente il mio migliore amico da oramai anni. Lo utilizzo quando voglio fare look semplici, veloci e naturali, perché questa tinta veramente mi dà un effetto naturale alle labbra, agli zigomi, insomma, mi dà un po' di colore. E vado a fissare con la mia amata cipria. Quando ho potuto, mi sono svagata e ho guardato un po' di cose interessanti. Ad esempio, parlando di serie TV, ho guardato che mi è piaciuto tantissimo e ho iniziato a stalkerare anche la vera Anna Delvey, come si chiama, insomma, non mi ricordo più se era Delvey, sì, su Instagram. Ha creato un po' di caos ultimamente nelle storie dove adesso non mi ricordo bene che cosa ha scritto. Scriveva dei papiri, a volte non li leggevo. Leggevo tipo l'inizio e dicevo che okay, ce l'ha con quella, taggato la sua ex amica. Perché è tratto da una storia vera, appunto, Inventing Anna. Se non l'avete visto, guardatelo, molto interessante. Parla di questa ragazza che si è finta una ereditiera ricchissima, appunto. Trasferendosi appunto a New York, ha creato dal nulla la sua immagine, ha costruito la sua immagine, facendo credere a tutte le persone di essere una ragazza super iper ricca. Non voglio spoilerare, però questo si vede anche nel trailer su Netflix. Fa credere a tutti i maggiori investitori del paese di essere anche lei appunto altrettanto ricca. Quindi frequenta hotel di lusso, fa viaggi super costosi, si sposta e stramanca, ma alla fine a sta ragazza le viene regalato quasi tutto, perché con la fama che la precede appunto, con le dicerie che si costruiscono dietro di lei, che lei stessa ha costruito, fa credere alle persone che si interfacciano con lei di essere una ragazza arguta e ricca. È molto interessante vedere anche proprio come lei approccia e come in realtà non dice, ma lo fa intendere, le persone di conseguenza costruiscono un pensiero dietro a quelle cose non dette. È proprio l'apparenza. L'apparenza è quella che fa da sponsor in tutta questa vicenda. E lei è una ragazza reale, esiste. Comunque proseguo con il make-up occhi, che come vedete qua la base è stata fatta. Ho spruzzato anche questo, che è il Pink Grapefruit di Makeup Revolution. E questo qua è un fixing spray super super illuminante. Stamattina ho ricevuto questa pochette d'Astra con all'interno tutti i monombretti, sono i nuovi color idol, e volevo utilizzarli. Volevo fare un make-up veramente un make-up. Volevo fare un make-up veramente semplice, ma non so che carini quale scegliere. Guardiamo un attimo i colori perché nero assolutamente, questo ho visto già che è super super black. Farei un colore di transizione, questo super chiaro per andare ad uniformare tutta la mia palpebra mobile. Quindi mi ha preso, molto bello, peccato che è una miniserie, quindi finita così, cioè non c'è un seguito, che mi ha lasciato tipo io voglio ancora. Quindi ho guardato quella, poi oh wow,
Ho provato a iniziarne altre, ma nessuna di quelle che stavo guardando mi interessava, quindi alcune le ho mollate lì, non le ho più continuate. Mr. Robot, sì, non l'ho continuato perché era un po' peso. So che è molto bello, me l'hanno consigliato, ma sto aspettando di essere nel mood giusto, perché poi per guardare serie TV e film bisogna essere nel mood, cioè non è che io se sono triste mi guardo un film d'amore struggente, no? Perché non è che mi voglio fare del male, a volte sì mi voglio fare del male, quindi mi guardo film struggenti, cioè proprio voglia di singhiozzare, piangere o deprimermi. Ma ultimamente, siccome già la vita è abbastanza peso con tutte queste emotion e mi sento anche molto 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 impotente, voglio guardare cose che posso magari evitare di fare mie quando le vedo, no? Ho visto anche Olson, che l'ho detto su Instagram, mi ha... bello, molto bello. La storia tra l'altro non la conoscevo, ignorante, ignara di tutto, però mi ha lasciato anche quello un po' un senso di depression inside, perché è una storia anche quella bella... bella hard. E io non sapevo che Liza Minnelli fosse la figlia di Judy Garland, cioè proprio... Altre generation, non sono cose che vedevo tutti i giorni, sono cose che vedo tutti i giorni, quindi non lo sapevo. Adesso vado a creare una transition color, sì, utilizzando questo che è il numero 8. Sto utilizzando questi pennelli della We Makeup, gli Indeed. Nel mentre che qua sfumo, vi aggiorno anche su questioni, insomma, un po' più peso. No, anche se non ne voglio parlare in questo video, però... solo per dirvi, vi sono vicina e se state anche voi passando questo periodo un po' così, non siete i soli. Io ho passato i primi giorni di settimana scorsa attaccata, ma proprio attaccata su a Flight Radar, che è quello per vedere gli spostamenti aerei, che ho sempre guardato e ho sempre avuto, mentre ultimamente ne ero molto ossessionata. A parte questo, poi guardavo anche le live di Twitch su questi eventi, dove c'erano le camere anche... dove ci sono tuttora, ogni sera fanno dirette su questo argomento e mostrano le live, le camere in live sulle varie zone, insomma, di guerra, ed è stato molto pesante. Veramente io sono arrivata al limite, fino a qualche giorno fa mi sono detta basta, ho proprio chiuso, mi viene raramente da aprire e controllare rispetto a prima. Ecco, la sera faccio più check, poi TikTok, adesso apri TikTok e parlano solo di quello. Assurdo come si spostano i focus e c'è sempre qualcosa che ci fa tenere l'umore appeso in base a quello che succede. Ed è questo che mi spaventa, che mi dà fastidio allo stesso tempo. Meditare fa tanto bene. Meditare in qualsiasi modo, che può essere ascoltando la musica, che può essere leggere un libro, andare a farsi una passeggiata con il suono della natura, o stare semplicemente in silenzio e non pensare. Cercare di non pensare o non attaccarsi troppo ai pensieri. Rilassarsi pensando al proprio corpo, a dove stiamo, a cosa abbiamo intorno a noi. Anche qua vi consiglio, che ve l'ho già consigliato in passato, ma vi consiglio assolutamente di guardarvi, se non siete molto pro con la meditazione, non avete mai sperimentato più di tanto, non avete mai capito come la meditazione può influire effettivamente sul vostro... sulla vostra vita, sul vostro benessere, potete guardare su Netflix le guide di Headspace. C'è sia la guida per dormire, sia quella per rilassarsi, c'è quella interattiva dove dite i minuti che avete e che cosa state cercando, se siete in quel momento arrabbiati, tristi, senza emozioni, vi fa staccare. Ogni meditazione è diversa ed è una cosa, secondo me, bella per iniziare a capire un po' come funziona, perché tanti dicono sì, devo iniziare a non pensare. Come si fa a non pensare? Ecco, Headspace ti spiega come fare a non pensare, ti fa focalizzare su varie parti del corpo, che sono ad esempio la respirazione, fa immaginare tanto, quindi vi aiuta, vi allena anche all'immaginazione, perché tanti non ne sono proprio capaci. Non tutti riescono, che ne so, chiudi gli occhi, immagina di essere su un prato e che cosa hai di fianco a te, cioè tanti non ce la fanno a immaginare perché non sono abituati. Tutti siamo capaci a meditare, tutti siamo capaci di meditare, dobbiamo solo... praticare, perché la pratica ci porta su un altro livello, ci porta su un altro tipo di vibrazioni, ci porta proprio su un altro pianeta. E cerco di farlo by myself e tante volte non funziona perché perdo il focus troppo spesso ultimamente con tutti questi avvenimenti, quindi dovrei riniziare anch'io con Headspace. Cerco di fare un makeup veramente semplice perché, come vi ho detto, non sto qua a fare tutorial e cose, ma volevo proprio chiacchierare e rilassarmi mentre
ci trucchiamo together, cioè io mi trucco, ma non so se anche voi vi state truccando. Ma parliamo del mio video stile coreano, sono contenta che vi sia piaciuto, che vi stia piacendo e se non l'avete ancora visto, accorrete subito, guardatelo perché ci metto sempre tanto impegno a fare quel tipo di video là e sono dei video che mi portano un sacco di gioia perché mi appagano tantissimo, più di questi video, più dei soliti video, perché ci metto proprio la mia anima, il mio occhio, il mio gusto personale, tutto quello che cerco di raccontare attraverso quei video, trasmettere delle sfaccettature di glorie diverse, nuove. Ci tengo molto al vostro feedback, fatemi sapere che ne pensate, se vi piacciono. Qualche commento già l'ho letto e mi ha reso veramente troppo troppo felice sapere che ne volete altri, che devo farne di più. Io ovviamente quando registro video i miei vicini traslocano. Ho fatto settimane a non registrare, ok? E nessuno muoveva un dito. Oggi decido di registrare. Capite perché poi mi arrabbio che dico tutto il mondo ce l'ha con me quando cerco di fare qualcosa? Nella prossima puntata della Posta di Gloria parleremo di delusioni amorose, perché qua, raga, c'è da raccontare un mare di cose, un mare, perché voi pensate, Gloria, ma la tua vita sentimentale come va? Tra l'altro, questo argomento non l'ho mai trattato, cioè da quando mi sono lasciata anni fa, non ho più raccontato niente di me, nessuno è degno, ma perché io non chiedo molto? Io chiedo solo una cosa, umanità. Non penso di chiedere troppo. Rispetto, sincerità e soprattutto cuore. E oggi invece oggi ragionano tutti col capo, ok? Tutti, tutti. Ti fanno credere di ragionare col cuore, ragionano con l'altra parola, con la C. Posso dire che questi matitoni della Laila, perché ho preso il fondotinta, sono degli ombretti che si fissano. Questo qua, Butterfly, sono i Two Infinity, mi piacciono tanto. Soprattutto questo color burro, burro, lo vado ad applicare solo in the inner corner. Sta spostando la casa, vabbè. Tornando al discorso di prima, una cosa non capisco: prima si mostrano in un modo e poi cade la maschera. Io boh, ma tutto bene? E se c'è una cosa che mi dà proprio fastidio quando spariscono per primi, iniziano a provare disinteresse e te lo fanno anche palesemente capire, cioè ti fanno proprio sentire una merda, ti fanno percepire nell'aria che non gli interessa più, amica, basta! Un cambiamento dall'oggi al domani che te lo fanno proprio percepire, però sei tu la pazza, se poi dici, ah ok, percepisco questo, è palese a tutti, perché poi ovviamente c'è uno schieramento di amiche dove ti dicono, basta, molli il colpo e sei tu la stronza, sei tu la pazza. Diciamo che non c'è comunicazione. Quando poi esprimi quello che hai dentro e non vieni capita. E io ci ho rinunciato, basta. Quindi io propongo un matrimonio tra di noi, se volete, giusto per non invecchiare da sole, una comunità, la Fair Community, ok? La Fair Community darà a tutti voi un posto sicuro, un porto sicuro d'amore e di racconti, intorno al falò, in mezzo alla montagna. In mezzo alle montagne. Come una ragazza mi ha scritto su Instagram: Gloria, ti ho sognato, abitavo in mezzo alle montagne, in questa casa bellissima, e c'era un falò e i miei amici ci siamo avventurati, abbiamo bussato alla tua porta e tu ci hai accolto, abbiamo fatto il falò, ha parlato di un sacco di cose, abbiamo passato la sera insieme. Io, wow, cioè questa è la vita che vorrei. Mormoni 2.0. Poi ovviamente inizieremo a mandare messaggi extraterrestri e ci facciamo venire a prendere, che dite? Così ce ne andiamo tutti insieme appassionatamente e facciamo il nostro mondo. Allora, questo mascara è molto bello, ma come il pelo delle mie sopracciglia, anche le mie ciglia fanno schifo. Sono di uno spettinato che io non riesco più veramente a farle stare dove dico io. Fanno schifo, tutti i miei peli fanno schifo. L'unica cosa dei peli che mi piace, i capelli vanno bene. Allora, raghi, after that, I want to break free. E vado a mettere anche glow bunny di Mulac illuminante in giro, così. E vado a riempirmi di lentiggini, amiche. Io poi mi impegno di più quando mi devo truccare cioè tutti i giorni da sola, davanti allo specchio senza nessuno, che quando filmo, faccio i reel. Mi impegno di più veramente da sola. Questa cosa di essere ripresa mi mette ansia, non sono più abituata a fare influencer. Questo è il creatore di lentiggini più figo del mondo e si chiama Freckle Tint della Lotti London. Lo potete trovare nelle OVS, se ovviamente all'interno delle OVS avete i Beauty Corner, Shaka e c'è anche quello di Lotti, siete fortunate perché i prodotti Lotti mi piacciono tantissimo, veramente tanto, molto belli. Non ne faccio troppissime perché poi mi fa
troppo arancione, quindi molto attenta a stamparle in giro. Questo è il look, io direi che ho finito perché veramente non ho intenzione di fare niente di più, perché come vi ho detto non ho necessità di essere super wow, volevo solo prepararmi e chiacchierare con voi. Sicuramente ho mancato tanti tanti argomenti, però ho cercato di farvi un'infarinatura di questo bellissimo e bruttissimo periodo, in realtà bruttissimo, però bellissimo era per ironizzare. Spero di avervi tenuto compagnia, ovviamente cercherò adesso di scaglionare i vari video e i vari argomenti. Se volete scrivermi, sfogarvi, un periodo brutto in generale, un periodo stressante psicologicamente, qualcosa che volete urlare al mondo ma che non avete il coraggio di fare, potete farlo. Io leggerò queste cose in anonimo e potete scrivere il vostro racconto, ovviamente non papiri lunghissime perché devo comunque raccontarveli, quindi non voglio monopolizzare il video con una sola persona. Scrivete alla posta di Gloria @gloriafair.com, che è la mail creata apposta per voi, quindi è un po' come una sorta la posta del cuore, ecco. Potete scrivere quello che vi va e sarà mia premura suddividere i vari argomenti nei vari video, nei prossimi video che farò con i vostri racconti e le vostre confidenze, quindi spero che questa cosa vi farà piacere. Possiamo parlare appunto anche di come affrontare un lutto, possiamo riparlarne, sapete che io sono sempre pronta a trattare questi argomenti perché preferisco parlare. I momenti tristi, bui, capitano a tutti, ma quello che dico sempre è che avrei voluto ai tempi sapere come approcciare a questi momenti brutti, affrontarli o anche sentirmi semplicemente capita da qualcuno online. Ai tempi non avevo trovato nessuno che potesse farlo, quindi sono contenta di dare voce a quelle voci che rimangono nella vostra testa e affrontare insieme questi problemi o comunque questi episodi, e per quello che è la mia esperienza, per quello che è il mio sapere, insomma, non che io sia chissà chi, però ultimamente sapete, negli ultimi anni mi sono avvicinata tanto alla psicologia e comunque anche un po' di più al lato mistico dell'esistenza, quindi ho questi due poli opposti che si scontrano e allo stesso tempo possono portare a un modo di pensare che può aiutare a alleggerire qualcuno, comunque anche solo per svagarvi, insomma vi aspetto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio, mi siete mancati tanto tanto tanto, vi ringrazio per tutto il supporto che mi date come sempre e ci vediamo al prossimo video. Muah!